la cortesia di presentare voi e la vostra testata, come fate la vostra domanda. Cominciamo da... Buonasera mister. Ciao. Il risultato riparo benissimo sicuramente, ma prestazione incredibile contro una squadra che stenta così in Francia. È preoccupato e che spiegazione si dà? Perché succede? Perché no, ve l'ho detto spesso, magari in Europa altre motivazioni, invece stasera solita Juve. Grazie. Solita mi sembra troppo, il primo tempo non era la solita Juve, era molto peggio. Abbiamo approcciato la partita sotto ritmo in fase offensiva, muovendo la palla molto lentamente, con un scadente livello di aggressività. E... solito approccio, intanto purtroppo ci succede senza riuscire a venire a capo delle motivazioni. E... anche il problema della palla mossa lentamente ce l'abbiamo spesso, al di resta di discorso e faccio difficoltà a farlo passare. Poi secondo me abbiamo fatto una partita diversa, secondo me abbiamo fatto più ritmo, abbiamo mosso la palla più velocemente, abbiamo fatto più movimento senza palla, abbiamo recuperato molto più palloni nella metà campo avversaria fino a portarli a una fase finale in cui giocavamo dentro l'area di rigore degli avversari. È un po' poco per una partita di Champions, per fortuna ci sono ulteriori 90 minuti per poter mettere a posto la situazione, ma la situazione va messa a posto complessivamente, non solo per questa doppia sfida, perché se noi muoviamo la palla a questa velocità poi diventa difficile diventare una squadra difficilmente controllabile, più piano viaggia la palla più subisce l'aggressività degli avversari e più finisce anche per concedere, anche se stasera è escluso 10 minuti. Non abbiamo neanche concesso tantissimo agli avversari, io pensavo di dover concedere molto di più, è che poi nella fase offensiva abbiamo fatto per un ottavo di finale Champions poco. Bonsoir coach, question en français, Pierre-Niguet, la chaîne équipe. Ma question est simple, y avait-il pénalty sur Dybala en fin de rencontre? Ma sai, questo è... in Italia in questa partita ci sarebbero stati due rigori, quello su Ronaldo e quello su Dybala. Gli arbitraggi europei spesso hanno un metro diverso. Stasera giocavamo a livello europeo e ci dobbiamo adeguare. Bonsoir. Darwin, ma question, quel conseil vous allez donner à votre équipe pour le match retour? Quello di avere un livello di aggressività nettamente diverso è quello di fare una fase offensiva con dei ritmi nettamente diversi. A questi ritmi tutte le difese possono diventare solide e a ritmi più alti, come si è visto negli ultimi 20 minuti, tutte le difese possono spigliolare, quindi dobbiamo andare a un altro ritmo. Ciao, Vincent. Question en français. Pour une équipe qui a un objectif de gagner la Champions League, faire juste un tir cadré dans un match,